tutti e ben ritrovati, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, 12:34 minuti in questo istante, lunedì 22 marzo, che come vedete festeggiamo la fine delle 5 giornate di Milano con il logo di Milano e del tricolore, data la vittoria che Milano portò in casa in questa importante giornata, 22 marzo appunto, come il corso 22 marzo, non è che vengono date a caso i nomi alle vie. Partiamo e apriamo la nostra giornata appunto insieme ad Arianna, invece il vaso di Wise Air che ci sta dando il dato in tempo reale del PM2,5 sulla città di Milano in questo momento, un dato molto incoraggiante perché solo 11 microgrammi per metro cubo, quindi oggi per fortuna è un'aria buona e respirabile, meno male, qualche giorno di tregua dai valori alti, i valori rosso pessimi di aria avuti nelle scorse settimane, finalmente un'aria respirabile, 11 microgrammi per metro cubo è il dato che ci arriva in tempo reale dalla nostra Arianna, installata qui sul terrazzo di Milano All News, ma anche dalle altre 100 Arianne installate sui balconi della nostra città, tutte quante poi gestite da Wise Air per avere questo dato in tempo reale di 11 microgrammi per metro cubo. Lo sapete, l'ambiente è uno di quei temi che, e la nostra collaborazione con Wise Air lo dimostra, abbiamo sempre cercato di portare all'interno di Good Morning Milano e soprattutto anche di Milano All News. Quest'oggi parliamo con qualcuno che di ecologia, all'epoca si parla di ecologia, poi si parla di ambientalismo, adesso anzi si parla di sostenibilità, ma lo chiederemo meglio al nostro invitato di oggi, perché sono davvero emozionato, è coloro che parlavano di ecologia quando noi altri eravamo tutti a sgasare col motorino, vero o no, Guerino Delfino di LifeGate, buongiorno. Ciao, salve a tutti, piacere essere qui. Allora, voi avete parlato di questi temi quando veramente noi altri eravamo belli lì a sgasare col nostro motorino, contenti e felici in giro per la città, no? LifeGate, sono 20 anni, è stato un pioniere, quando ancora si parlava di biologico, ecologia, termini ormai che fanno parte del vocabolario, spero, del mindset di ognuno, di tutti quanti. Ora questo tema si è aperto in un tema più ampio riguardo la sostenibilità, è un tema enorme che parla di ambiente, di economia, di società, e quindi ed è il trend del momento, spero che non sia solo un trend, ma ti dirò che sono convinto che soprattutto in città come Milano, i milanesi, tu sai che noi abbiamo un osservatorio sullo stile di vita sostenibile proprio sulla città di Milano, e quello che vediamo è che c'è una consapevolezza enorme, c'è il desiderio, pare, speriamo, di agire, di fare scelte consapevoli nel consumo, nell'acquisto dei prodotti, nello stile di vita, nella mobilità. Entriamo un po' quindi. Infatti, perché appunto, no, se una volta si parlava di ecologia, beh, basta, comunque di cercare di magari passare al biologico, tu hai detto, non hai nominato questa parola che ormai fa parte, cioè ormai quasi la normalità, nel senso non si fa neanche più la ricerca, è così, per fortuna. Adesso, appunto, bisogna trovare il modo invece che tutto questo sia sostenibile e realizzabile in una città come Milano. Voi da 20 anni appunto con questo legame fortissimo con la nostra città, osservatorio d'eccellenza sulla nostra città proprio. Sì, osservatorio sulla nostra città, sull'atteggiamento che hanno i milanesi, il pensiero che hanno i milanesi verso la sostenibilità, i dati sono molto molto confortanti. Ecco, dobbiamo fare infatti, Guerino, dobbiamo tirare le orecchie ai milanesi oppure no? Sempre tirare le orecchie, perché sai, il dichiarato è una cosa e l'agito è un altro. Io dico sempre, walk the talk, camminare le proprie parole, come dicono i nativi. Cioè, se dici una cosa, fallo. Quindi, noi sappiamo che gli exit pool della politica ce l'hanno insegnato, no? Che il dichiarato è una cosa, è facile dire delle cose, è girato. Bisogna tirare, diverso. Dobbiamo tirarci le orecchie tutti, perché abbiamo ancora una serie di automatismi che ci vengono da come abbiamo vissuto, uh-huh. E la mobilità è uno di questi automatismi, purtroppo, che non sono ancora veramente allineati, e ci vorrà del tempo, però diciamo l'intenzione, Milano è una città cosmopolita, moderna, dopo l'Expo stiamo vedendo i cambiamenti enormi che stanno succedendo. Posso fare un'apertura? Voi dovete sapere che uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il numero 11 è proprio creare delle città sostenibili. Se vi do 2 o 3 numeri solo per farvi capire, si pensa che la popolazione mondiale
passerà dal 55% al 70% nelle aree urbane, che è pazzesco. Sempre più gente in città. Le aree urbane occupano più o meno il 3% della terra emersa e consumano l'80% dell'energia, il 60-70% del CO2. Quindi far diventare le città delle città sostenibili, consumo di energia elettrica, acqua, pollution, scusate, inquinamento. Inquinamento, scusate, è fondamentale non solo per noi, ma per il pianeta, perché proprio noi siamo grandi produttori di rifiuti, grandi consumatori di energia, e questa è la città. Quindi tutto quello che noi riusciamo a fare nelle città. Sui rifiuti, Guerino, sui rifiuti basta vedere tutti i giorni quando si passa in una via dove magari c'è la raccolta differenziata quel giorno, ci sono dei muri di sacchi gialli, muri, di plastica, muri, strapieni di plastica, plastica prodotta davvero ormai con automatismi, nel senso che produciamo plastica più di un'azienda che produca plastica una casa ormai. Sì, la logica è la plastica è riciclabile, ma questo non vuol dire che ne devo consumare tanto. Infatti, perché poi sappiamo dove va a finire, nei mari. Tu prima parlavi di mobilità, però ti faccio questa domanda, però entriamo nel merito del perché oggi LifeGate, perché è stato un bellissimo progetto di sostenibilità con anche i famosi Ortica Noodles, che sono un gruppo molto conosciuto in città. Ma prima volevo chiederti una cosa: tu hai parlato di mobilità, si stava facendo qualcosa, mi sembra, no? Mi sembra che si stava andando verso una direzione abbastanza interessante. Poi è arrivata la pandemia e tutti di nuovo a ricorrere all'automobile. Si può tornare indietro? C'è un'altra alternativa? Come dobbiamo fare? No. Ma assolutamente sì, c'è la mobilità sostenibile che è rappresentata in maniera fantastica, direi, dal messaggio di Opel Simply Electric in questo LifeGate Wall, che anticipo, questo wall voluto da LifeGate e partito con l'iniziativa insieme a Opel, che è un wall che vuole trasferire un muro in via Canonica 25, 200 metri quadrati per essere specifici. Speriamo che sia il primo di altri, vuole comunicare quelli che sono dei messaggi semplici, diretti, che riguardano la sostenibilità. Attraverso che cosa? L'arte, la street art, poi possiamo dire due cose sulla street art, l'importanza. In questo caso Ortica Noodles, che è rappresentato da due artisti, street artist molto importanti, Wally e Alita, che hanno iniziato nel 2004 a raccontare temi sociali, politici, economici, nella città di Milano, partendo dal quartiere di Ortica, e che sono in quella grande tradizione della street art, cito nomi come Baschi, Zavarechi, Cehula, Blu, artisti che in questi anni sono molto spinti sui temi della sostenibilità, denunciando l'uso denunciando vari aspetti, come può essere l'innalzamento del livello dei mari. Sembra che fosse Ula, Baschi ultimamente in Galles ha fatto un altro grandissimo lavoro sull'inquinamento dell'aria e così via. Gli Ortica Noodles sono questo tipo di artisti e siamo molto contenti. Usano tra l'altro una pittura, un tipo di pittura speciale. Spiegami un po' come funziona sta pittura, cioè respira le schifezze al posto nostro, no? Fa questo. Tecnicamente adesso non te lo so dire, si chiama Airlight, praticamente assorbe parte di quello che sono gli agenti inquinanti e purifica, ha un effetto di purificazione, viene utilizzata ultimamente anche in molte attività edilizie, proprio per l'interno del concetto di sostenibilità. Quindi Ortica Noodles, la street art è importante, come sai coglie da sempre aspetti sociali, politici, in certi momenti di ribellione, in certi momenti messaggi positivi, ma un elemento importante che aiuta tra l'altro anche a dare un certo decoro. In questo caso l'emblema è un fiore, sì. È il risveglio della natura, la natura che si è risvegliata, durante il Covid sappiamo quanto si è risvegliata, ed è un altro un segno importante secondo me, perché questo rapporto storico, è un fil rouge, il rapporto uomo-natura, il fil rouge che ha intorno al quale l'uomo si è evoluto, l'evoluzione dell'uomo dal tempo del paleolitico. Ecco, Guerino, come si può fare a parlare di natura all'interno di una città, però? L'ambiente, la città è un elemento inserito in un contesto naturale. Ok. E dobbiamo fare in modo che ci sia un equilibrio. Tantissime città stanno aumentando in maniera esponenziale l'area verde. La mobilità elettrica è un altro elemento,
gestire i rifiuti è un altro elemento, cioè sono tutti elementi che vanno nella direzione di meno danno verso la natura, meno danno verso l'ambiente. Come ti dicevo prima, solo risparmio energetico in una città un danno non un minor danno, diciamo, verso l'ambiente. Quindi questa relazione uomo vive nelle città, città con la natura, è fondamentale, proprio per i numeri che ti ho detto prima, perché noi qua in queste città generiamo tantissimo di quello che è poi un, tra virgolette, danno ecologico, ma anche sociale, perché le città... Appunto, la sostenibilità, come dicevi tu, non è appunto solo però ambientale, quindi devi avere anche un occhio di riguardo per la sostenibilità, immagino, economica anche poi di una città come Milano, ma anche sociale. Si riesce a essere... amici dell'ambiente e anche però a essere sostenibili socialmente in una città così complessa come Milano? Allora, le formule non sono facili e non esistono, però l'importante importante è l'intento. Questi tre elementi, che è società, economia e ambiente, in questi tre elementi abbiamo giocato l'evoluzione dell'uomo, i concetti economici, come viviamo, e vanno riequilibrati. Quindi sì, assolutamente sì, le città devono essere inclusive e le città moderne lo stanno facendo, stanno andando in questa direzione, no? Quindi credo che sia un bisogna ridisegnare un po', qualcuno dice reimmaginare il capitalismo, ridisegnare un pochino quelle che sono le regole tra questi tre elementi, che sono poi gli elementi che diciamo che da un certo punto di vista hanno costituito la base su cui l'uomo è arrivato fino ad arrivato, sì, adesso. Troppo male rispetto all'ambiente e altri temi, ma facciamo in tempo. Ma facciamo in tempo, dici, giudici, facciamo ancora in tempo, però possiamo fare in tempo. Dobbiamo fare in tempo. Dobbiamo fare. Se tu invece, un po' già lo fai in realtà, però dico, se tu potessi ridisegnare la nostra città, la nostra Milano, cosa manca a Milano per essere davvero sostenibile? Ma io credo che mancano più dei concetti di come vogliamo vivere. Poi mancano degli aspetti, parliamo di ciclabili, di aree verdi, è come vogliamo vivere. Vogliamo vivere con una sharing economy che funzioni? Vogliamo vivere, cioè è come, la città è uno specchio poi di come l'uomo vuole vivere. Pensa come sono cambiate le città. Io non sono un urbanista, quindi non sono un tecnico, però quello che io penso, che la cosa più importante, è dobbiamo capire come vogliamo vivere e fare in modo che la città poi diventi un'espressione di come vogliamo vivere. Quindi come vogliamo vivere in maniera sostenibile, molto semplice il discorso. Quindi le città devono esprimere, l'economia, tutte devono esprimere questo stile di vita nuovo, che dobbiamo rafforzare, non che non ci sia, però insomma che dobbiamo più consapevolezza. Dobbiamo fare in modo che la sostenibilità non sia vista come qualcosa di negativo, quasi una punizione, o di meno... perché spesso e volentieri la sostenibilità viene vista o come, nei migliori dei casi, come una punizione, se no come una cosa naif, giusto per quattro hippie che non sanno cosa fare. Ma non è così, questo tempo è finito da secoli. Il 97% degli scienziati nel mondo dicono quello che dicono. Se non ci muoviamo, è molto chiaro quello che succederà nel 2030, 2050, 2100. Sono immagini e pensieri estremi. Quindi se qualcuno adesso non agisce è negligenza, non perché non sa, è negligenza. Non parlo dei negazionisti, ma se uno non agisce per il proprio piccolo, io la chiamo negligenza, cioè è un atto terribile contro se stesso e contro gli altri, perché adesso sappiamo, no? Io sono cresciuto in una generazione che non sapeva, non sono più un ragazzino, col tempo ho creato una mia consapevolezza, adesso so, e se io non agisco anche nel mio piccolo, tutti i giorni, quello che faccio, sono negligente e... come dire, la mia coscienza urla. Quindi è un po' questa la questione, no? Quindi non è una punizione, è un modo diverso di vedere la vita, è un atto quasi poi di generosità. Mi viene da dire, forse anzi, è un'opportunità finalmente, è un'opportunità di poter cambiare le cose e cambiarle anche in meglio, quindi insomma, perché non provarci? È una bella avventura anche. Assolutamente, assolutamente. Guerino, io starei tutto il giorno collegato con te, perché poi di LifeGate ne parlerei ore e ore. Davvero siete dei pionieri di tantissime cose, perché insomma, ricordiamo appunto la vostra radio ormai che da più di 20 anni. Poi impatto zero, siamo stati i primi a inventarci una formula per creare il CO2 offsetting, cioè riequilibrare il CO2. Cioè ci sono tante cose che ha fatto LifeGate in questi anni molto importanti, e che ne siamo contenti, hanno segnato un po' la strada anche a altri, ed è questo che dobbiamo fare. La nostra missione è questa: creare consapevolezza e agire.
Insomma, noi una sorta di pionieri della sostenibilità che siamo ben felici di seguire. Grazie mille. Guerino, ricordaci bene dov'è il murales, così che si con tutto quello che si... Penso che questo messaggio, quello attuale, rimarrà credo fino a fine agosto, non ricordo male, però Life Get Wall sarà vivo e vi porteremo altre cose. Evoluzione, perfetto. Allora io ti ringrazio tantissimo davvero, Guerino, per questo collegamento, grazie mille, complimenti a tutta la squadra di LifeGate e spero di risentirvi presto. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie mille davvero, grazie mille. Continuiamo con la nostra puntata, è il momento di parlare di calcio femminile, lo facciamo in compagnia di Mattia Del Giudice di Cartellino Rosa, che vedo già collegato con noi, che ha da raccontarci un bel weekend di sport. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Grazie mille di esserti collegato con noi. Allora, dicevo appunto, arriviamo a una giornata finalmente di campionato, dopo le varie coppe che ci sono state, torniamo al campionato. I risultati generali come sono stati di questa giornata? Allora, riguardo ai milanesi, è arrivata una sconfitta per l'Inter, 4-3 con la Roma, una partita combattutissima, anche se la Roma alla fine dei conti ha meritato. Il Milan invece domenica è tornato a vincere dopo due sconfitte tra campionato e coppa, di misura contro l'Empoli 1-0. Riguardo gli altri risultati, la Juventus vince ancora, che sorpresa, 16ª vittoria in 16 partite, 2-1 contro la Fiorentina, vittoria importantissima del Napoli per 3-1 contro la Florenza in chiave salvezza, stessa cosa quella del Verona in Puglia contro il Pink Bari per 2-0. Infine la vittoria del Sassuolo per 2-0 sul campo del San Marino, che è alla fine il grande avversario del Milan per il secondo posto. Allora, l'Inter perde contro una Roma che arriva da una serie di due vittorie molto importanti, perché in Coppa riesce a vincere contro la Juventus, giusto? Se non ricordo male, una delle poche volte, che la Juve perde, e forse galvanizzati fanno questo bel poker all'Inter. Sì, la Roma sta davvero vivendo un 2021 favoloso, con davvero grandissime prestazioni, poi ha fatto solo gol brutti tra virgolette contro l'Inter, tra cui il quarto di Manosic in rovesciata, davvero un gol spettacolare. L'Inter golazzo, poi tra l'altro qua, il risultato è di 4-3, però alla fine la Roma è andata in vantaggio sul 4-1, poi l'Inter nei minuti finali ha accorciato le distanze per l'orgoglio, con anche tanta spinta. Marinelli ha segnato il suo 10° gol in Serie A, mentre Pandini invece ha segnato il suo 1° gol in Serie A con la maglia nera. Avrebbero potuto pareggiare? Ce l'avrebbero potuta fare? Difficile, era una partita già ostica. Avrebbero meritato nel caso? Come? Avrebbero meritato nel caso il pareggio? Un pareggio sarebbe davvero stato incredibile. Se forse avessero segnato almeno un gol nel primo tempo, forse si sarebbe potuta giocare fino all'ultimo. Poi la Roma invece è riuscita a dilagare e ha avuto un bel vantaggio per la maggior parte della partita. Invece il Milan con un solo gol però si porta a casa i 3 punti, giusto? Esattamente, contro l'Empoli basta il gol di Natasha Daoui, che tira da una posizione abbastanza defilata, un diagonale che spiazza il portiere dell'Empoli dopo un grandissimo lancio di Verbochete, partita che il Milan avrebbe potuto chiudere molto prima, ha sbagliato davvero tantissimi gol, soprattutto il capitano Valentina Giacinti, che a tu per tu col portiere gliel'ha sempre sparata praticamente addosso. Quindi una partita anche fin troppo sofferta per le rossonere, che però l'importante era per loro era tornare a vincere per comunque mantenere la distanza sul Sassuolo in vista della qualificazione in Champions League che va assolutamente ottenuta. Allora, guardiamo invece la classifica, che non vede grandi sconvolgimenti o sbaglio? No, è praticamente rimasta uguale, non ci sono stati sorpassi, c'è stato giusto qualche punticino appunto del Napoli che si avvicina alla zona salvezza. La sfida ormai è quella tra Milan e Sassuolo, perché la Juventus va dritta verso il quarto scudetto consecutivo e poi il Milan invece deve tenere a buona distanza le neroverdi per conquistare la Champions League, che finora non è mai arrivata. Infatti ricordiamo che sarebbe la prima volta che le rossonere andrebbero in Europa a giocarsi la Champions League. Allora, un Inter che esce sconfitto da però una Roma molto molto forte, un Milan che esce vittorioso, ma mi dicevi quasi sofferta questa vittoria, nel senso che, o meglio, tanti errori nella partita del Milan, giusto? Però adesso c'è il derby, la prossima. Cosa dobbiamo aspettarci? Esattamente. Dopo il derby di Coppa Italia vinto dalle nerazzurre, tra l'altro il primo derby vinto dalle nerazzurre in campo femminile, c'è il derby, c'è il derby di campionato. L'andata finì 4-1 per il Milan, quindi fu
una partita abbastanza dirompente da parte delle rossonere, che rallentarono pure nel finale. Ora l'Inter però è un'altra squadra, è cresciuta molto, ha trovato maggiore consapevolezza e anche più tranquilla, vista comunque la classifica abbastanza ottima in chiave salvezza. Ormai l'Inter si può dire che resterà anche il prossimo anno in Serie A. Dunque un derby abbastanza imprevedibile, perché questo potrebbe essere l'occasione per le nerazzurre di magari non uscire sconfitte dal campo anche in campionato, magari un pareggio. Il Milan sicuramente dovrà aumentare la freddezza sotto porta per invece tornare a essere la squadra che vinceva tutti i derby fino a qui. Beh, mi sembra comunque che, a parte la Juve, che appunto ha iniziato il campionato lì, non si è più spostata dall'inizio del campionato, sia però un campionato interessante quello di quest'anno, o sbaglio? Sì, in chiave salvezza sicuramente c'è ancora tutto da giocare. Certo, il Pink Bari sembra ormai verso una bisicura, però ci sono Napoli, San Marino e mettiamoci ancora un attimo il Verona per ancora qualche giornata, sono tutte lì che se la combattono, e un Milan-Sassuolo invece che si stanno contenendo la Champions League, senza contare che forse, adesso oggi tra l'altro c'è un consiglio della federazione, la quarta in classifica e la terza potrebbero andarsi a giocare la Supercoppa italiana esattamente come quest'anno. Quindi diciamo che Roma, Florenza, Fiorentina e pure l'Empoli, ma anche l'Inter se vuole magari con qualche serie di vittorie importante, possono conquistare un posto per questa importante perché competizione. Allora facciamo un po' di fantacalcio. Se l'Inter domenica vince, a quanto va? Va a 21 punti e quindi si avvicina comunque alla Roma, che comunque la Roma è una squadrone che potrebbe portare sia a casa punti importanti nel corso della stagione, anche contro Milan e Juventus. Perché in ci campionato. Sono tre, quindi ci sono tre squadre a 23, giusto? Ci sono tutte le toscane, Fiorentina, Florenza ed Empoli, le toscane stanno lì appaiate. Questo weekend è andato male alla Toscana perché hanno perso tutte, però sono tutte avversarie davvero temibili e complicate. Perfetto, va bene. Allora, Mattia, non ci resta quindi che rimanere in attesa della prossima giornata, di questo derby che finalmente potremo goderci, insomma, vedere se l'Inter fa il colpaccio oppure se Milan rivendica la sua supremazia nei derby. Ci sentiamo quindi poi settimana prossima con tutti gli aggiornamenti, giusto? Assolutamente, ci sarà un bel weekend da raccontare perché ci saranno tante partite interessanti. Oltretutto oggi è uscito il vostro gazzettino giornaliero del lunedì, e ricordaci poi dove possiamo trovare tutte le informazioni su calcio femminile e Cartellino Rosa. Ah, Cartellino Rosa è un po' ovunque, siamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su tutti i vari social possibili, pure su YouTube, appunto come hai detto tu sul nostro sito ogni lunedì. Già alle 7 del mattino si trova il nostro gazzettino che si può scaricare gratuitamente, che riassume un po' tutto il weekend con anche interviste esclusive. Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo davvero per essere collegato con noi, grazie mille Mattia, un abbraccio a tutti i collaboratori di Cartellino Rosa, grazie mille per quello che fate ogni settimana. Grazie a te Fabio, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti, buona giornata, grazie a Mattia del Giudice e buona giornata anche a voi che ci avete seguito. Sono le 12:58 minuti in questo istante, finisce qui questa puntata di Good Morning Milano, ma non prima di vedere, lo abbiamo tenuto in fondo, ma giusto per farvi tenere il meglio sul finale, sto parlando delle incursioni poetiche delle foche parlanti. Oggi è il turno di Acelia. Sono d'argento e rigoroso, non ho preconcetti. Quello che vedo lo ingoio all'istante così com'è, non velato da amore o d'avversione. Non sono crudele, sono solo veritiero, l'occhio di un piccolo dio quadrangolare. Passo molte ore a meditare sulla parete di fronte. È rosa e macchiettata, la guardo da tanto tempo che credo faccia parte del mio cuore. Ma c'è e non c'è, facce e buio si separano ripetutamente, ora sono un lago. Una donna si china su di me, cercando nella mia distesa ciò che essa è veramente. Poi si volge alle candele e alla luna, quelle bugiarde. Vedo la sua schiena e la rifletto fedelmente. Lei mi ricompensa con lacrime e un agitare di mani. Sono importante per lei, va e viene. Ogni mattina la sua faccia che prende il posto del buio
In me ha annegato una ragazza, in me una vecchia sale verso di lei, giorno dopo giorno, come un pesce tremendo. Grazie mille ad Acelia Ionac, grazie mille alle foche parlanti. Questo era l'incursione poetica di oggi, che ho voluto tenere appunto sul finale per chiudere in bellezza la nostra puntata. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Ci rivediamo mercoledì con una nuova puntata di Good Morning Milano, ma domani 19:30 nuovo appuntamento con Municipio X. Non perdetevelo, altri presidenti di municipio sempre qui seduti a questo tavolo insieme a Francesca Cutrone per cercare di dare risposte alle vostre domande sul territorio. Grazie mille, arrivederci, a presto.